Ma guardalo che è arrivato! È arrivato! Eccolo qua! Raul Cremona! Raul Cremona! Ciao! Grazie, ciao Raul! Ti presento Fabio. No, ci conosciamo da tutta la vita. Senti, sì. La prossima settimana in copertina metteremo Raul Cremona. Sì. Ho 7 domande da fare. Novella bella, sai? Novella bella, sì. Allora, intanto se per cortesia mi prendono... Nella sala c'è le carte che devo fare un gioco pure io. Qualcuno mi prende le carte. Allora, prima domanda... Il tuo nome, Raul, sì, si pronuncia Raul, Raul o Federic? Come si pronuncia? Raul, normale. Quinta domanda. Sì. Quinta? Purtroppo la signora delle polizie mi ha spostato. Vabbè, è vero che tua moglie nell'intimità ti chiama la tigre di Cremona? Eh? Beh, complimento. Senti, io cammino, mi pare, terza domanda. Sì. Nella tua carriera ha tagliato a metà molte donne. Qualcuno ti ha mai denunciato? No, non è mai successo, mai ho tagliato le donne in due. Seconda domanda. Sì. No, come seconda? Tu sei un artista eclettico, poligamo, passi dal lavaspettacolo al melodramma, dal marranzano al rene. A chi ti ispiri? Qual è la tua medusa ispiratrice? Ma che medusa? Non l'ho scritta io. Silvan forse. Silvan. È vero che per perfezionare la tua abilità di prestigiatore vai sugli autobus, sulle metropolitane a sfilare i portafogli? No, no. E per timidezza, ma, se è vero, dillo. Ma no, timidezza, può capitare, non glieli restituisce. Ma non l'ho mai fatto, dice che non l'ho mai fatto. Sono stato tentato. Quarta domanda. No, come quarta? È la sesta. Se un direttore d'orchestra, sì, per sbaglio usasse come bacchetta una bacchetta magica, sì, sarebbe pericoloso? Dipende, sai. Adesso devo fare un gioco anche io. No, veramente? Sì, tu, mi ha insegnato Mr. Forest, che salutiamo. Mia, salutiamo. Voglio fare il mago pure io. Sì. Scegli una carta. La prendo io? Come metto? Questo, sì, qua. Prendo una carta. Quella che voglio, giusto? Sì. Quella che voglio. La prendo, la faccio vedere. La faccio vedere in camera. Sì, eccola qua. Dammi questa carta. Sì, metto quella, guardo ancora. Guardo. No, sì. Dammi la carta. Sì. Adesso questa carta, sì, io la metto in mezzo al mazzo. In mezzo al mazzo, sì, e indovino qual è. Hai visto? È piegata tutta. Mischio, mischio. Mescoliamo. Vediamo. Stai mescolando, sì. È questa? Sì, sì, è questa. Come hai fatto? Ho indovinato. Ma l'hai piegata tutta, si è visto. L'hai piegata tutta, si è visto. Sì, il trucco c'è. Non ho capito come funziona. Vuoi fare tu un gioco? Sì. La lettura del pensiero? Sì. Fate venire Gigi Marzullo un attimo. Dov'è qua. Gigi Marzullo? Gigi, vieni. Vieni, Gigi. Adesso Gigi penserà una frase. Sì. E tu, con la lettura del pensiero, sì, dovrai dire qual è la... Mettiti qua. Ma è facile. Qual è la frase? Mi concentro e rivelo quello che sta pensando. Concentrati. Tu riesci con me a pensare? Guardami. Sai pensare? Sto cercando di recepire, ce l'ho. E la frase è: la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? È questa? La controprova è questa. Qual era la frase? La vita aiuta un sogno o un hai sogno? Hai sbagliato. Lui ha pensato un'altra cosa. Cosa hai pensato tu? La vita aiuta un sogno o i sogni che aiuta. Mi dispiace, Raul. Ti rifarai al tavolo. Ti rifarai al tavolo. È una follia. Grazie. Ciao, Raul. Ci vediamo. La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere? È un incubo. Va bene.